Ciao a tutti! Alcune delle cose lasciate dai nostri antenati antichi sono misteriose. Quando diciamo che sono misteriose, non intendiamo solo per noi. Sono misteriose anche per gli archeologi che le trovano e gli scienziati che le studiano. Abbiamo alcune meravigliose e strane scoperte archeologiche da mostrarvi in questo video e inizieremo proprio ora. Iniziamo! Crocifissione nell'antica Britannia. Associamo la crocifissione agli antichi romani, e più specificamente al destino di Gesù Cristo. È più difficile immaginare le crocifissioni svolte nelle isole britanniche, ma nel dicembre 2021 gli archeologi nel Cambridgeshire, in Inghilterra, hanno scoperto la prima prova fisica diretta del metodo di esecuzione che si svolgeva lì. In un sito destinato a un nuovo sviluppo abitativo, il team ha trovato uno scheletro vecchio di 1900 anni con un chiodo conficcato nell'osso del tallone. Lo scheletro è quello di un uomo di età compresa tra 25 e 35 anni, che è stato trovato sepolto con le braccia incrociate sul petto. Scoperte come questa sono rare perché le vittime della crocifissione raramente ricevevano sepolture adeguate. Questo esempio particolare è ancora più raro perché, contrariamente a quanto molti credono, la crocifissione era solitamente eseguita con corde, anziché con chiodi, perché era più facile. Infatti, è così raro che questa è la prima prova concreta registrata di crocifissione nell'Europa settentrionale e solo la quarta in tutto il mondo. Si pensa che i romani usassero la crocifissione come metodo di esecuzione solo per gli schiavi, i ribelli antiromani e quelli delle classi inferiori durante la loro occupazione della Britannia. Quindi è lecito supporre che questo sfortunato uomo provenisse da uno di quei gruppi. Orecchino enigmatico. Continuiamo con un bellissimo pezzo di gioielleria, specificamente un orecchino dell'XI secolo. È stato scoperto da un cercatore amatoriale di metalli che lavorava in un campo nel Jutland occidentale nel dicembre 2021 ed è considerato la prima scoperta del suo genere in Scandinavia. È un orecchino di smalto d'oro ed è uno dei soli 12 che siano mai stati trovati al mondo. L'orecchino è modellato a forma di una mezzaluna supportata da una piastra d'oro e poi incorniciata in più oro intorno allo smalto viola, verde e blu. Un filo d'oro è stato utilizzato sullo smalto per creare il contorno di due uccelli accanto a un albero. È probabile che l'albero sia l'albero metaforico della vita nella mitologia norrena, ma questo non è un pezzo norreno. È più probabile che sia stato realizzato in Egitto e abbia fatto la sua strada fino al Jutland occidentale tramite il commercio o il saccheggio. La spiegazione del saccheggio è resa meno probabile dal fatto che non ci sono insediamenti vichinghi conosciuti in questa parte della Scandinavia, ma l'idea che qualcuno qui lo abbia scambiato è altrettanto improbabile. Gli storici sono abbastanza sicuri che un orecchino di questa qualità potesse appartenere solo a qualcuno di sangue reale. Stele antica di Atene. Gli archeologi tedeschi hanno trascorso una buona parte del 2014 scavando in un sito chiamato Kerameikos ad Atene, in Grecia, e sono stati premiati per i loro sforzi con la scoperta di un pezzo di stele funeraria dell'era classica. La scoperta è stata fatta non lontano da una sezione del parco archeologico conosciuto come la Porta Sacra, suggerendo che si trattasse di una sepoltura molto importante. Poiché resta poco più di un piccolo pezzo della stele, è difficile comprenderne il pieno significato, ma c'è abbastanza informazione rimasta per determinare che apparteneva a un gruppo familiare. C'è anche un disegno intagliato nel frammento raffigurante una donna seduta accanto a una giovane ragazza e un uomo barbuto. Molto probabilmente si tratta di una rappresentazione della famiglia. Gli esperti pensano che ci fossero almeno altre due o tre persone nei pezzi mancanti della stele. Un nome è inciso sotto il disegno. Basandosi sullo stile dell'arte e sulle prove archeologiche nel sito, è possibile stimare che il monumento sia stato costruito circa 2400 anni fa. Probabilmente faceva parte della necropoli di fronte alla Porta Sacra, ma alcuni anni dopo è stato rimosso e utilizzato come materiale da costruzione per qualcos'altro. Lingua d'oro dell'antico Egitto. Se qualcuno ha il dono della parola, nel senso che è un oratore dotato e persuasivo, potremmo dire che ha una lingua d'argento. Apparentemente gli antichi egizi a volte andavano oltre con quella metafora e la rendevano letterale. Nel dicembre 2021, un trio di mummie egizie con lingue d'oro è stato scoperto all'interno di una tomba greco-romana a Ossirinco, in Egitto. La tomba di calcare era rimasta inviolata dal tempo della 26esima dinastia, 2500 anni fa.
Due delle mummie sono poco più che scheletri, ma la terza è in condizioni così buone che ha ancora capelli e tutti i suoi tessuti molli attaccati. In tutti e tre i casi c'è una foglia di oro a forma di lingua dove dovrebbe essere la lingua. Gli Egizi credevano che i morti avessero bisogno di essere in grado di negoziare la loro strada verso l'aldilà dopo la morte e quindi dovrebbero essere in grado di parlare fluentemente e persuasivamente. Forse questa strana pratica funeraria era un modo per aiutare a garantire che i loro cari defunti potessero farlo. Una sepoltura simile è stata trovata altrove in Egitto nel febbraio 2021, ma a parte questo è una scoperta molto rara e non siamo completamente sicuri del suo significato. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Acquedotto romano non completato. Gli antichi romani erano costruttori di acquedotti estremamente competenti, ma non ogni acquedotto che iniziarono a costruire fu portato a termine. Eccone uno che non sono mai riusciti a completare. Si trova in Armenia ed è stato scoperto nel novembre 2021. Oltre ad essere incompleto, la struttura è notevole perché è l'acquedotto più orientale di tutto l'ex impero romano. Quello che ne resta, o piuttosto quello che ne è stato costruito, è stato scoperto durante i lavori di scavo in un noto sito ellenistico chiamato Artaxata. Gli archeologi sul posto dicono che il ponte dell'acquedotto fu lavorato tra gli anni 114 e 117, ma non sono in grado di dire perché i romani non lo abbiano finito. Quello che sanno è che l'antica città di Artaxata era programmata per diventare la capitale della provincia romana in Armenia, ma quel piano non si è mai realizzato. Fare dell'Armenia una provincia romana era il piano dell'imperatore Traiano e morì nell'anno 117. Il suo successore Adriano era molto meno interessato all'Armenia e rinunciò all'idea di una provincia. Facendo ciò, sembra che abbia indotto il suo popolo a rinunciare all'idea dell'acquedotto. Ciondolo antico in avorio eurasiatico. C'è stata una grande scoperta archeologica in Polonia nel novembre 2021, quando gli archeologi hanno scoperto quello che si pensa sia il pezzo di gioielleria decorato dagli umani più antico mai trovato in Eurasia. È un ciondolo in avorio e gli esperti pensano che abbia circa 41.500 anni. L'artefatto è fatto da zanna di mammut ed è coperto di fori intenzionalmente realizzati. L'antico gioiello è stato scoperto rotto in due pezzi quando gli archeologi hanno scavato un sito profondo nella grotta di Stajnia in Polonia. Gli esperti notano che i 50 fori sulla superficie del ciondolo sono disposti in una curva a ciclo. Non siamo sicuri se il modello abbia qualche significato, ma hanno speculato che i fori potrebbero essere correlati ai cicli del Sole o della Luna. Alternativamente, forse ogni foro registra una caccia di animali riuscita. Il pezzo proviene da un periodo in cui gli umani moderni iniziavano per la prima volta ad adornare i loro corpi con gioielli. Gli scienziati e gli storici si sono sempre chiesti perché i nostri antenati abbiano spontaneamente deciso di iniziare a fare ciò, e sebbene questa scoperta non risponda a quella domanda, ci avvicina un po' di più alle origini del comportamento. Scoperta di una canoa Maya. Successivamente ci dirigiamo verso il sud del Messico, dove una canoa Maya vecchia di 1000 anni è stata recentemente trovata in un cenote dello Yucatán a San Andreas. Il fatto che la barca abbia trascorso gli ultimi 1000 anni immersa in una piscina di acqua dolce ha preservato quasi perfettamente la sua struttura in legno. La scoperta è avvenuta non lontano dalla leggendaria città rovinata di Chichen Itza, quindi è probabilmente lecito supporre che la canoa appartenesse a uno degli abitanti della città. Lunga 1,50 m, era probabilmente progettata per trasportare due o forse tre persone contemporaneamente, forse era una canoa familiare. Frammenti di barche simili della stessa epoca sono stati trovati in precedenza in Belize, Guatemala e Quintana Roo, ma questa è la prima volta che ne viene scoperta una ancora completamente intatta. Questo ritrovamento avviene mentre gli archeologi scavano frettolosamente in un'area del Messico destinata a un nuovo progetto di treno rapido interurbano. Il progetto non è privo di controversie, poiché comporta la costruzione sopra o la distruzione di terre che un tempo appartenevano ai Maya, ma a breve termine ha causato una fiammata di scoperte man mano che gli archeologi prendono ciò che possono mentre hanno ancora tempo. Origini del tessuto antico.
L'arte di fare vestiti è una delle più antiche nella storia umana, ma doveva avere un inizio. Forse possiamo ottenere qualche intuizione sulle sue origini esaminando questa scoperta di settembre 2021 da Çatalhöyük in Turchia. Gli archeologi sono già consapevoli che questa è una parte insolita del mondo perché circa 10.000 persone vivevano insieme qui 9.000 anni fa. Stabilirsi permanentemente non era un comportamento standard durante quel punto nell'età della pietra, ma queste persone lo fecero e, facendo così, crearono il più grande insediamento conosciuto dell'era neolitica. Hanno anche lasciato dietro di sé alcuni frammenti di tessuti e tessuti per noi da trovare. Il più controverso di essi è stato scoperto nel 1962. È un piccolo pezzo di stoffa che alcuni esperti hanno suggerito potrebbe essere fatto di lana o lino. Infatti, a settembre 2021 sappiamo che è fatto di fibre di bastone. Di conseguenza, è il tessuto intrecciato conservato più antico al mondo. Abbiamo a lungo creduto che, quando i nostri antenati iniziarono a fare vestiti invece di indossare pelli di animali, usassero il lino come materiale predefinito. Basandosi sull'età di questo tessuto, che è stato creato almeno 8.500 anni fa, ora sembra che i primi vestiti realizzati dall'uomo potrebbero essere stati fatti di bastone. Spada dei crociati. Shlomi Katzin è un subacqueo israeliano che, nel settembre 2021, è diventato accidentalmente un archeologo marino. Shlomi si è immerso nel mare vicino a Haifa, in Israele, nella speranza di avvistare qualche pesce tropicale, ma qualcosa di molto più grande ha attirato la sua attenzione. Ha trascinato il suo misterioso ritrovamento in superficie, il che non è stato facile data la sua dimensione e il suo peso, ed è rimasto scioccato nel vedere che aveva trovato una spada dall'aspetto antico. Gli archeologi professionisti hanno rapidamente identificato il fortunato ritrovamento di Shlomi. Questa spada ha circa 900 anni e apparteneva una volta a un cavaliere crociato. Per essere più specifici, probabilmente apparteneva a un cavaliere crociato che era a distanza alla cittadella crociata di Atlit, non lontano da Haifa. La spada dei crociati sembra più grande di quanto sia a causa del denso rivestimento di fango, limo e vita marina che ha acquisito durante i suoi molti secoli sott'acqua, ma anche se tutto ciò fosse stato pulito, sarebbe ancora lunga 1,50 m. Tra questo e il fatto che la lama sia fatta di ferro, è un miracolo che qualcuno sia stato in grado di sollevarla affatto. Si pensa che la spada sia completamente intatta sotto il guscio crostoso ed è stata inviata a professionisti per il restauro poco dopo la sua scoperta. Mosaico maestoso di Gerico. La città palestinese di Gerico è l'insediamento continuamente abitato più antico del mondo. È un luogo di meraviglia antica ed è anche dove troverai uno dei mosaici a pavimento più grandi del mondo. Il mosaico si trova all'interno del palazzo di Hisham e nell'ottobre 2021 è stato rivelato nuovamente al pubblico dopo anni di lavori di riparazione e restauro. Il mosaico sembra quasi come un enorme tappeto che copre un'area di poco inferiore agli 800 metri quadrati e contiene più di 5 milioni di pezzi individuali di pietra. È stato creato per la prima volta durante l'VIII secolo. Ci sono innumerevoli immagini diverse all'interno dell'opera d'arte, inclusi leoni che attaccano cervi come simbolo di guerra e due gazzelle che simboleggiano la pace. Tutte le pietre utilizzate nel mosaico sono state reperite localmente in Palestina. L'antico palazzo fu completamente dimenticato a Gerico, fino a quando gli archeologi lo riscoprirono alla fine del XIX secolo, e anche allora ci volle fino agli anni 30 per rimuovere abbastanza polvere e detriti per rivelare il pavimento decorato. Il progetto di restauro, che si ritiene sia stato finanziato da benefattori giapponesi, è costato circa 12 milioni di dollari. Scii antichi norvegesi. La Norvegia è un ottimo posto per andare a sciare. Persone da tutto il mondo visitano il paese per questo motivo, ma i locali sciano da ben oltre 1000 anni. Lo sappiamo a causa della scoperta di uno sci di legno vecchio di 1300 anni nei ghiacci norvegesi nel luglio 2021. Sembra essere lo sci compagno di un altro che è stato trovato non lontano da qui nel 2014. È fatto dello stesso legno e sembra essere stato tagliato nello stesso periodo. Quindi è ragionevole presumere che siano una coppia. Diventano automaticamente la coppia di scii più antica conosciuta nella storia del mondo. Il ghiaccio ha fatto un così buon lavoro nel preservare gli scii che hanno ancora i loro legacci originali per i piedi fatti di cinghie di cuoio e tappi di legno. Il sostegno del piede dello sci scoperto più di recente
mostra segni di essere stato riparato diverse volte dal suo proprietario, il che ci fa chiedere perché sia stato abbandonato nel ghiaccio. Non era rotto ed era chiaramente stato un possesso molto utile per molto tempo. Questa parte della Norvegia sarebbe stata buona per la caccia alle renne 1300 anni fa, quindi potrebbe spiegare perché il proprietario degli sci fosse qui, ma non perché apparentemente se ne sia andato senza il suo calzare. Dieta dell'età del ferro. L'archeologia può sembrare un lavoro glamour quando si entra in una tomba piena di tesori, ma non tanto quando si esaminano antiche feci umane. Qualcuno deve fare il lavoro sporco, però, e nell'ottobre 2021 un team di scienziati ha aiutato gli archeologi a sbloccare i segreti di un blocco di rifiuti umani vecchio di 2700 anni che è stato trovato nella miniera di Hallstatt, situata nelle Alpi austriache. L'obiettivo era scoprire di più sulla dieta delle persone che lavoravano nelle miniere durante l'età del ferro, e sono stati riusciti in questo rispetto. Il verdetto è che i lavoratori mangiavano molto formaggio blu e bevevano molta birra. La presenza di tanta birra è stata una grande sorpresa per gli esperti che precedentemente pensavano che fare birra attraverso processi di fermentazione deliberata fosse al di là della conoscenza di chiunque vivesse in Austria all'epoca. Oltre a tutto quel formaggio e birra, le feci contenevano proteine della carne, fagioli, cereali e frutta. Tutto sommato sembra una dieta equilibrata e sana, e non ci sorprende che i lavoratori volessero una birra dopo una dura giornata di lavoro in miniera. Disco nel deserto. Nel deserto del Kazakistan, gli archeologi locali hanno fatto una scoperta sorprendente. Sepolto sotto tonnellate di sabbia e roccia, è stato rivelato un gigantesco oggetto metallico a forma di disco, generando stupore e innumerevoli domande senza risposta. Con un diametro stimato di 50 metri, il disco sembra essere una struttura accuratamente costruita, con placche di metallo sovrapposte e rivettate, mostrando segni di una tecnologia avanzata sconosciuta. La superficie, sebbene logorata dal tempo, mantiene ancora un brillantezza particolare sotto la luce del sole, riflettendo la storia enigmatica che porta con sé. Gli scavi sono stati condotti con cautela, rivelando poco a poco la magnitudine della scoperta. Piccoli corridoi e ingressi sono stati trovati nella parte inferiore del disco, suggerendo un possibile accesso all'interno della struttura. Mentre scienziati e ingegneri discutono l'origine e lo scopo, le teorie vanno da una macchina antica di civiltà perdute a speculazioni più audaci, su visite extraterrestri. Gli scienziati hanno già mobilitato una squadra per analizzare l'oggetto, nella speranza di svelarne i segreti. Ciò che era un angolo dimenticato del deserto ora si è trasformato nell'epicentro di una delle scoperte più intriganti del secolo. Il disco non solo sfida la nostra comprensione della storia, ma riaccende anche l'immaginazione sulle possibilità dell'universo. Sarà una macchina antica di civiltà perdute o una nave extraterrestre? Cosa ne pensi? Raccontacelo nei commenti. Libro ebraico salvato. Archeologi e agenti di polizia hanno dovuto lavorare insieme per salvaguardare la nostra prossima scoperta, una storia che arriva dalla Turchia nel 2018. L'artefatto in questione è un inestimabile libro ebraico vecchio di 800 anni che era finito sul mercato nero e stava per essere venduto illegalmente a Diyarbakir, nel sud-est della Turchia. Il tomo medievale, che è coperto di illustrazioni religiose e comprende 22 pagine in pelle, è in condizioni delicate ed è stato immediatamente posto sotto protezione statale. Questa è una delle migliaia di operazioni anticontrabbando che la polizia turca svolge ogni anno. È una nazione con un ricco patrimonio culturale e migliaia di anni di storia, patria di circa 3.000 città antiche costruite da 42 diverse civiltà. La storia del paese gioca un ruolo importante nell'attrarre turisti internazionali, quindi le autorità non accolgono bene chi cerca di rubare o trafficare pezzi di essa. Il titolo e il testo del libro antico non sono stati rilasciati al pubblico, ma sarebbe sicuro supporre che sia di natura religiosa. Sperabilmente, un giorno troverà la sua strada verso un museo. Baul Louis Vuitton. Continueremo con una storia per gli amanti della moda. Nell'aprile 2022, Connor Hildebrandt ha fatto visita a sua nonna Beth a Toronto, in Canada. Mentre era lì, ha deciso di dare un'occhiata al suo seminterrato, dove ha trovato questo stupefacente baule Louis Vuitton vecchio di 120 anni. Connor, stupito, ha chiesto a sua nonna del baule,
ma lei sapeva molto poco al riguardo, se non che pensava potesse essere appartenuto a sua nonna molti anni prima. L'oggetto è attualmente conosciuto come un baule da viaggio e sarebbe stato fatto a mano presso la sede del produttore a Parigi, in Francia. Bauli come questo sono noti per essere stati venduti in Francia e Inghilterra, ma non ci sono record di uno mai esportato negli Stati Uniti d'America o in Canada. Come sia finito a Toronto è un totale mistero. Per la gioia di Connor, il baule è ancora in eccellenti condizioni e presenta minimi segni di usura. Una etichetta per il bagaglio ancora attaccata al caso suggerisce che è stato utilizzato l'ultima volta fuori casa nel 1896. Beth non aveva idea del suo valore e aveva trascorso gli ultimi 20 anni usandolo per conservare vecchi attrezzi da cucito. Scoperta di fossili. Nell'estate del 2020, un guardaboschi stava svolgendo i suoi doveri nelle montagne della Sierra in California, negli Stati Uniti, quando ha trovato quello che può essere descritto solo come un tesoro di antichi fossili. Vanno dallo spettacolare al bizzarro. Sul lato spettacolare della scala c'è l'intero scheletro di un antico mastodonte, eccellentemente conservato e in condizioni quasi perfette. Dall'estremo bizzarro abbiamo le ossa di un gigantesco salmone che doveva pesare 180 kg quando era vivo. L'uomo ha rapidamente convocato esperti paleontologi nell'area. Hanno proseguito per scoprire più di 600 alberi pietrificati, un cammello preistorico delle dimensioni di una giraffa e un antenato dell'elefante che era precedentemente sconosciuto alla scienza. Gli scienziati credono che tutte le scoperte siano nell'ordine dei 10 milioni di anni. Dalle informazioni disponibili sul sito dei ritrovamenti, gli esperti ora credono che l'area di drenaggio del fiume Mokelumne fosse un tempo una foresta di querce circondata da acque aperte. È improbabile che tutti gli animali vivessero qui. Invece, i loro resti sono stati probabilmente portati in questa posizione da inondazioni o detriti vulcanici. Il paesaggio della California doveva apparire molto diverso all'epoca. Scoperta del tè preistorico. Oggi associamo per lo più il bere il tè ai britannici, anche se furono in realtà i cinesi a inventare il concetto di preparare e bere il tè. Non è tipicamente un'abitudine americana, eppure la storia del bere tè in America potrebbe risalire molto più indietro di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Nel 2012, gli archeologi hanno confermato la scoperta di alcune tazze di ceramica appena fuori St. Louis. Una di queste tazze conteneva tracce di tè preparato 900 anni prima. Le tazze sono state scoperte all'interno del perimetro di quella che era una volta l'antica città di Cahokia, nel Missouri. Anche se chiamare il liquido dentro la tazza in questione tè potrebbe essere un'estensione della definizione, si trattava di un liquido nero con alta concentrazione di caffeina, e non era caffè. Questo liquido potrebbe essere ciò di cui i coloni europei scrissero nel XVII secolo, quando dissero di aver osservato persone native eseguire un rituale che coinvolgeva grandi volumi di qualcosa chiamato bevanda nera, dopo la quale danzavano e poi vomitavano. Questa scoperta del 2012 è la prima prova che la bevanda nera leggendaria fosse reale. Se era usata nei rituali, era importante per gli nativi americani tanto quanto una tazza di Starbucks al mattino è importante per i lavoratori d'ufficio americani oggi. Passato preistorico di Copenaghen. La storia della grande città danese di Copenaghen ha dovuto essere riscritta dopo questa prossima scoperta, fatta nel 2018. Direttamente sotto la piazza del municipio, gli archeologi hanno scoperto un antico cimitero contenente i resti di 20 uomini, donne e bambini. Tutti furono sepolti circa 1000 anni fa. Ciò significa che precedono la fondazione della città di Copenaghen. La storia ufficiale della città dice che fu fondata dal vescovo Absalon nel 1160, dopo aver ricevuto la terra in dono dal re Valdemar. Prima di ciò, si supponeva che l'area fosse disabitata. Ulteriori 10 corpi sono stati trovati sotto i primi venti dal 2018 e gli archeologi sospettano che ce ne siano ancora di più nascosti sotto. Potrebbe ancora essere vero che non c'era il concetto di Copenaghen prima che il vescovo costruisse qui il suo primo castello, ma evidentemente c'erano persone qui prima del suo arrivo. In modo allettante, gli archeologi che sono ancora sul sito credono di aver ora identificato i resti di un antico edificio di pietra, forse una chiesa, vicino ai resti umani. La vera storia dei primi occupanti di Copenaghen potrebbe finalmente essere raccontata più avanti quest'anno. Tomba cinese.
Ci dirigiamo verso la Cina per il nostro prossimo ritrovamento. È una tomba di forma insolita ottagonale che è stata costruita a Yangquan circa 700 anni fa e i murales dipinti sulle sue pareti raccontano storie inquietanti. Il tetto piramidale della tomba è coperto di immagini del sole, della luna e delle stelle, tutto abbastanza normale per la loro epoca, ma uno dei murales racconta la storia di genitori che tentano di seppellire vivo il loro bambino. Gli altri murales sono curiosi perché raffigurano persone che indossano abiti mongoli, invece degli abiti tradizionali cinesi dell'epoca. È possibile che la scena del seppellimento del bambino non sia così sinistra come sembra inizialmente. C'è una leggenda cinese antica su un uomo di nome Guo Zhu. Lui e sua moglie si prendono cura del loro bambino e della madre di Zhu, che è malata. Non hanno abbastanza soldi e cibo per provvedere ad entrambi, quindi optano per seppellire il bambino e salvare la madre. In cambio di questa apparente buona azione, gli dei li premiano con la scoperta di monete d'oro quando cercano di scavare un pozzo per procurarsi l'acqua. Ora che sono ricchi, dissotterrano il loro figlio e vivono felici e contenti. Che leggenda bizzarra! Mistico inciso di Chao Kundi. Molti residenti di Karachi, in Pakistan, credono che le tombe di Chao Kundi siano infestate. Questa è una prospettiva interessante, ma questa necropoli non ha bisogno di storie di fantasmi per essere interessante. È già uno degli edifici in arenaria più straordinari al mondo. Ci sono voluti 3 secoli per finire di costruire e incidere queste strutture, con i lavori che iniziarono nel XV secolo e terminarono nel XVIII. Dopo 300 anni di lavoro, ci si potrebbe aspettare qualcosa di un po' più grande, ma prestare attenzione all'intricato dettaglio delle incisioni e dei motivi sui lati dei blocchi di arenaria. Non c'è modo di affrettare quel tipo di lavoro. Richiede tutto il tempo necessario. Per quanto riguarda le storie di fantasmi, anche le guide turistiche che si affidano alla visita delle tombe per guadagnarsi da vivere non sono disposte ad avvicinarsi alla necropoli dopo il tramonto. Concordiamo con questo consiglio, ma non perché le tombe siano infestate, è solo che se le visitassi al buio non potresti mai vedere le spettacolari scene incise nella pietra e questo sarebbe uno spreco terribile. Reliquie reali. Le linee della metropolitana sotto la città brasiliana di Rio de Janeiro sono attualmente in fase di espansione. Questo processo significa scavare in terra che non è stata disturbata per secoli e ha portato a scoperte sorprendenti. Una di queste è un piccolo spazzolino da denti in avorio che si pensa sia appartenuto all'imperatore Pietro II. Un'altra è un tipo di dentifricio che si ritiene sia stato formulato per una regina portoghese. Finora sono state fatte più di 200.000 scoperte, quasi tutte provenienti dal XVII, XVIII e XIX secolo. Curiosamente, un numero sostanziale di artefatti ha collegamenti reali o aristocratici. C'è persino una bottiglia d'acqua ornata con le parole alla famiglia reale incise sul lato. Gli archeologi inizialmente erano perplessi dalla moltitudine di scoperte reali perché questa parte della città era un tempo un macello. Questo è l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe di trovare oggetti del genere. Ora pensano di avere una spiegazione. Non lontano dal sito degli scavi c'è un palazzo imperiale formale e sembra che gli occupanti del palazzo usassero questa parte della città come discarica senza dirlo a nessuno. I lavoratori della metropolitana hanno scavato tra i rifiuti reali. Tesoro di Creta. Tutti hanno sentito la storia della perduta città di Atlantide, che si dice sia affondata sotto le onde nei tempi antichi per non essere mai più vista. La città non è mai stata trovata nonostante molte affermazioni contrarie. Una delle affermazioni più recenti è che questo enorme tesoro scoperto in un sito dell'era minoica a Creta sia collegato alla leggenda. Gli artefatti preziosi sono stati scoperti sulla piccola isola di Crissi. Gli archeologi dicono che le persone che vivevano qui circa 3.800 anni fa erano così sofisticate che costruirono persino serbatoi in pietra per coltivare specie marine. Ci sono anche diversi esempi di conchiglie di murex utilizzate nella produzione di un colorante porpora associato alla regalità nel mondo antico. A rafforzare l'impressione che questa terra appartenesse un tempo a una cultura ricca e avanzata è la scoperta di gioielli d'oro, inclusi perline, anelli e braccialetti. Per quanto riguarda il collegamento con Atlantide,
molti storici moderni credono che la vera Atlantide fosse Creta stessa e che il racconto di una potente città che si schianta nel mare sia semplicemente una metafora per il crollo della civiltà minoica dopo un'enorme eruzione vulcanica. Grotte di Yungang. Non possiamo parlare di esempi stupefacenti di scultura su pietra senza fare un cenno alle grotte di Yungang. Sono una testimonianza eccezionale della devozione degli antichi buddhisti. Le troverete alla base delle montagne di Wuzhushan, non lontano dalla città di Datong, in Cina. Il sito consiste di 45 grotte separate che contengono più di 50.000 statue in pietra, la cui altezza varia da pochi centimetri a una statua del Buddha alta un incredibile 18 metri. Per completare le grotte ci sono voluti dal 460 al 525. Al nucleo di esse ci sono le rovine di un antico castello completo delle sue mura difensive e di una torre di segnalazione. Si pensa che per completare il progetto siano stati necessari gli sforzi di più di 40.000 persone, la maggior parte delle quali proveniva dallo Sri Lanka e apparteneva alla cultura Toba. Reclutarono altri 3.000 monaci buddhisti lungo la Via della Seta durante il loro viaggio verso la Cina, con l'obiettivo di trasformare il buddismo nella religione di Stato. Hanno avuto successo nella loro missione e le grotte che hanno costruito sono state riconosciute come sito del patrimonio mondiale dall'UNESCO nel 2001. Segreti architettonici. Andiamo alla scoperta di un popolo misterioso soprannominato i Maestri del Deserto. Stiamo parlando del popolo Hohokam, che costruì enormi strutture Kalish e canali di irrigazione nei deserti dell'Arizona negli Stati Uniti centinaia di anni fa. Il sito del XIII secolo si trova nella valle del fiume Gila ed è dominato dalle rovine della torre di guardia di quattro piani, nota come la Casa Grande. È alta quasi 12 metri ed è fatta di più di 3.000 tonnellate di Kalish impilate in strati. Le aperture e le sue mura sgretolate sono progettate per allinearsi con le posizioni del sole e della luna in momenti importanti dell'anno. Le travi di pino e ginepro che un tempo sostenevano il tetto provenivano da alberi importati da oltre 30 km di distanza. Perché siano stati utilizzati questi alberi piuttosto che gli alberi del deserto locali è sconosciuto. Forse avevano a che fare con ciò che accadeva all'interno dell'edificio, ma purtroppo non sappiamo molto nemmeno su questo. Questa è la cosa più frustrante dell'archeologia. A volte devi accettare che non conoscerai mai la storia completa. Tempio antico del Perù. Ci sono molti templi antichi e meraviglie da scoprire in Perù, ma questa prossima scoperta è tra le più antiche di tutte. È il Templo de las Manos Cruzadas a Cotosh. Il nome si traduce come il Tempio delle Mani Incrociate. Con un'età di circa 4.000 anni, questo non è solo uno dei templi più antichi del Perù, ma di tutte le Americhe. Potrebbe essere stato opera della cultura Chavin, ma non tutti sono d'accordo con questa valutazione perché si pensa che la loro cultura non sia emersa fino a circa 2.000 anni dopo che il tempio fu costruito. Il tempio è poco più che una rovina oggi, ma anche nel suo stato di rovina, le sue caratteristiche più famose sono chiaramente visibili. Incisioni di mani incrociate appaiono ripetutamente sulle mura rimanenti del tempio e nessuno sa perché. Il simbolo presumibilmente aveva un significato specifico per le persone che venivano in questo luogo per adorare, ma non sappiamo cosa adorassero o perché coinvolgesse l'incrocio delle mani. Forse questa era la loro equivalente di unire le mani in preghiera. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!